Professore Pisanò, un altro prestigioso appuntamento qui all'Unisalento, targato corso di laurea in diritto e management dello sport. Prego. Sì, un secondo appuntamento su un tema molto attuale, l'impatto dei diritti audiovisivi sui bilanci delle società, in maniera particolare delle società professionistiche, con riferimento ovviamente alla Serie A. E il secondo di due seminari che abbiamo organizzato in collaborazione con Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, e il primo è stato sulle plusvalenze e si è svolto ieri, e sono due seminari che vanno nella direzione di una formazione rivolta ai nostri studenti che non sia solo attenta agli aspetti di carattere scientifico, ma che dia spazio anche a voci delle professioni, delle realtà sportive. E oggi abbiamo tra noi uno dei massimi esperti in Italia in tema proprio di diritti audiovisivi. Il corso di laurea in diritto e management dello sport, nato da pochi anni, possiamo definirlo un fiore all'occhiello dell'offerta formativa di Unisalento. Ci tracci un bilancio di questi primi anni accademici? Ma il bilancio è un bilancio positivo, è certamente un fiore all'occhiello perché è un corso di laurea particolare, è un corso di laurea che eroga parte delle attività didattiche in streaming e a distanza, e ha come caratteristica quella di avere il 20% degli studenti provenienti da fuori regione, che è un dato eccezionale per un corso di laurea dell'Università del Salento. È un corso di laurea particolare perché si rivolge non solo a studenti che finiscono il loro ciclo scolastico, ma cerca di coinvolgere anche dirigenti sportivi, atleti di tanti sport che sono interessati a fare della loro passione per lo sport una professione attraverso la formazione. Quindi davvero è un esperimento ben riuscito ad oggi, e quest'anno viaggiamo sulle 120 matricole, quindi diciamo un numero anche rilevante e oltre ogni più rosea aspettativa. Grazie mille.